Sei un proprietario di un immobile che desideri vendere e dichiari a tutto il mondo che tu non hai fretta di vendere, che ti puoi permettere di aspettare l'acquirente che ti porterà quell'importo che desideri, guarda attentamente questo video e forse capirai cosa c'è da modificare in questa strategia. Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che si occupa di vendite e locazioni di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. Se sei uno di quei proprietari di immobili che non hanno fretta di vendere perché hanno una solidità economica, una tranquillità che gli permette di rifiutare proposte di acquisto a prezzi che giudicano troppo inferiori alle proprie aspettative, ti invito a chiederti se non stai commettendo un errore madornale. Innanzitutto, per capire qual è l'effettivo valore di un immobile, non si può partire dalla somma del prezzo che uno ha pagato anni fa quell'immobile, aggiungere i costi della ristrutturazione effettuata per andarci a vivere, aggiungere i costi dell'agenzia pagata a suo tempo e in più mettere sopra anche i costi delle tasse del notaio pagato, senza dimenticare ovviamente il costo dei mobili che uno ha pagato per vivere in quell'immobile. È assolutamente sbagliato procedere così. Bisogna chiamare un professionista esperto di valutazioni immobiliari, di solito è un agente immobiliare che da tanti anni svolge questa attività e che sa esattamente come calcolare il valore attuale di oggi del tuo immobile. Una volta ricevuto quel valore, è inutile pensare che non avere fretta può stimolare il mercato a farti ottenere un prezzo più elevato. Questo perché ormai viviamo in un contesto di mercato immobiliare che comunque è molto frenetico. Un annuncio di un immobile appena messo in vendita per la prima volta nel circuito della pubblicità immobiliare, dopo circa 40-60 giorni perde di attrattiva, perché un immobile è altissimamente attrattivo per gli acquirenti quando costituisce una novità sul mercato, quindi nei primi giorni di pubblicizzazione. Se un immobile rimane sul mercato a quel determinato prezzo per 6 mesi, 8 mesi, persone che li tengono in vendita da più di un anno, ma è normale che questa situazione induce gli acquirenti che comunque hanno deciso di comprare in quel determinato contesto, in quella determinata area, a vedere sempre lo stesso annuncio, magari che nel frattempo ha soltanto visto modificare non il prezzo ma le parole dell'annuncio oppure le foto, indurre a pensare che quell'immobile ha dei problemi. Il primo problema è che probabilmente è un prezzo molto molto alto, perché in Italia mediamente gli immobili si vendono in circa 180 giorni, anche se noi con il metodo della LR immobiliare abbiamo ridotto questa tempistica a circa 47-48 giorni medi di vendita, e perché comunque le persone quando cominciano a vedere un immobile da troppo tempo, sempre lo stesso immobile nel mercato, cominciano a pensare che quell'immobile possa avere delle problematiche che ne impediscono la vendita. Un condono non perfezionato, un problema di fonte di rumore vicino all'immobile per cui l'immobile risulta invendibile. Quindi sconsiglio di fare valutazioni campate in aria su pretese basate esclusivamente sul calcolo aritmetico delle varie voci di spesa, ma di affidarsi a un agente immobiliare professionista, a un valutatore immobiliare che faccia una valutazione seria, attualizzata e soprattutto che
che si basi su numeri, su dati assolutamente dimostrabili in maniera oggettiva. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al nostro canale YouTube, a mettere un click sul mi piace e sulla campanella per essere avvisato quando pubblicheremo nuovi video. In ogni caso ti auguro buona vendita e ti invio i miei migliori saluti. Ciao da Leonardo Raschi.